Oggi la rubrica Tavola col prof ti porta a fare un cavallo di battaglia del prof, risotto ai funghi porcini. Andiamo. Allora, gli ingredienti sono tre. Banalissimo, qui ho messo 400 g di riso, carnaroli di buona qualità, mi raccomando, funghi porcini 50 g raccolti da me, raccolti da noi nel bosco. Poi ti faccio vedere anche le foto. E una cipolletta, tagliata fine 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 in modo che nella cottura si lascia Ho andare. fatto un piccolo soffrittino con la cipolletta di prima. Poi ho messo tutto il riso a tostare. Quando diventa biondo, cosa faccio? Inizio a versare il mio brodo che ho precedentemente preparato con carote, zucchine, sedano, una patata e della cipolla. Ok? Adesso ho messo il brodo, lo faccio andare piano piano e poi inserisco tutti i funghi all'inizio. Così hanno tutto il tempo di rilasciare il loro sapore. Ci vediamo alla fine. Ed eccolo qui il risultato finale. Uno spettacolo. Provatelo, fatemi sapere, ma mi raccomando, usate porcini di qualità, soprattutto italiani. Ciao!